Se c'è una cosa che sappiamo sui pesce palla è che possono fare questo. Ma perché quando sono in pericolo si gonfiano? Come ci riescono? Allora, adesso guardiamo all'interno di un pesce palla e capirete che il gonfiarsi è solo una delle capacità che li rende incredibili. Anche se può sembrare, i pesci palla non sono come dei palloncini e questo perché quello che c'è dentro un pesce palla non è aria, ma acqua. E per gonfiarsi i pesce palla prendono grandi boccate d'acqua che pompano all'interno dello stomaco. Lo fanno 10-15 volte finché non riescono a diventare così. Questo richiede una biologia piuttosto sofisticata, a cominciare proprio dallo stomaco, che è composto da miliardi di minuscole pieghe, un po' come se fosse una fisarmonica. E queste sono importanti perché quando lo stomaco si riempie d'acqua può espandersi senza rompersi. Immaginate che lo stomaco dei pesci palla può diventare 3 volte la sua dimensione a riposo nelle condizioni di pericolo. Quindi è come se noi, spaventandoci, riuscissimo a gonfiare il nostro girovita fino a raggiungere una circonferenza di 3 metri. Però vi dirò, questi pesci non possono gonfiarsi ogni 5 minuti, perché il diventare una palla è molto stressante per l'animale e richiede anche un enorme sforzo energetico. Ma il vero trucco per riuscire a diventare una palla e non avere una struttura che vincoli la tua espansione. Infatti in questi pesci non ci sono né coste né bacino, cioè mancano delle ossa. E se non fosse stato per la mancanza di queste ossa, il pesce palla probabilmente non avrebbe potuto avere questo meccanismo di difesa. E sarebbe stato un peccato, anche perché diventare una palla sembra sia davvero un'ottima strategia. La forma sferica li rende impossibili da ingoiare, cioè guardate questo uccello che cerca di prenderlo, che poi i predatori che non riescono a mangiarselo sono anche i più fortunati, perché i pesci palla hanno un'altra difesa che è ancora più potente, una neurotossina chiamata tetrodotossina, e questa è 1200 volte più velenosa del cianuro. Cosa vuol dire? Che la quantità contenuta in un solo pesce palla potrebbe uccidere circa 30 persone. Vi spiego come agisce. Si chiama neurotossina proprio perché agisce sul sistema nervoso, impedendo che cosa? La trasmissione degli impulsi nervosi. Il problema è che qualsiasi nostra funzione è regolata dagli impulsi nervosi. Ma perché questo pesce dovrebbe avere nel corpo un veleno simile? Il motivo è la loro dieta, cioè quello che mangiano. Questi pesci mangiano molluschi e crostacei che contengono tetrodotossina. Quindi mangiandoli, cosa fanno? Accumulano e immagazzinano tetrodotossina nei loro tessuti. Bisogna essere cauti con questi pesci. Questo che vedete è un pesce istrice appartenente a un'altra famiglia di pesce palla che è la famiglia Diodontide. Ma possono sembrarci tutti buffi, però sono potenzialmente letali. Inoltre i pesci palla rimangono sempre vigili e consapevoli di tutto quello che succede nell'ambiente circostante perché non dormono mai. Loro entrano solo in uno stato di riposo, nascondendosi tra le rocce e cambiando colore per non farsi vedere. Questo, tra l'altro, ci dice che loro cercano di evitare in tutti i modi di doversi trasformare in delle palle o usare il loro super veleno. Motivo in più per rispettare la decisione e non disturbarli. Per chi mangiasse pesce, tra l'altro, il consumo di questi è sconsigliatissimo, visto che ha veleno disperso in tutto il corpo. Ed è anche per questo che gli chef che lo preparano devono per forza essere certificati e addestrati per saper rimuovere tutte le parti velenose in modo sicuro. Ma ve lo dico, anche con le più alte misure di sicurezza, il consumo di pesce palla rimane rischioso e anche potenzialmente mortale. Esistono casi di avvelenamento da tetrodotossina in cui la preparazione non è stata adeguata o il pesce palla è stato catturato in un modo errato. Questo perché anche una piccola quantità del loro veleno può essere letale, quindi non c'è un modo sicuro di consumare pesce palla senza un elevato rischio per la nostra salute. Tutto questo io ve lo sto dicendo non per generare degli allarmismi inutili, ma per condividere con voi delle informazioni per garantire la nostra sicurezza e quella di questo animale. Comunque questi pesci è quasi impossibile trovarli in Italia. Forse l'unico che può essere occasionalmente osservato in alcune zone del Mar Mediterraneo è il pesce palla della Guinea. Ma è una specie rara e la sua presenza è super limitata. Tutti loro preferiscono delle zone molto più calde e tropicali. Comunque, se avete voglia di conoscere altre curiosità su specie marine o se avete altre domande riguardanti la natura e gli animali, non esitate a chiedere, anzi scrivete subito nei commenti tutte le vostre domande e noi ci vediamo lì. Alla prossima!